Eccoci qua, ben trovati. Terzo appuntamento con Guardati sei sempre tu, un progetto LILT Pistoia. Io sono al Centro Estetica Eldorado di Pistoia insieme a Marzia Rossi. Ciao. Ciao. Grazie per avermi invitato. Grazie, tu sei un estetista, oltre che brava, anche un estetista che si occupa di oncologia, cioè di ricostruzioni, di... ce lo spiego un attimino. Allora, salve a tutti. È meglio far parlare lei, no? Piuttosto. Allora, io sono estetista e mi sono specializzata in estetica sociale, di cui poi una branca è l'estetica oncologica, per mia grande passione. Questo ti fa grosso onore, oltretutto. Ti ringrazio. Cioè, in questo mondo fatto di moda, no? È giusto, c'è necessità anche di far sentire bene chi non sta troppo bene. Infatti, il nostro è un modo di accompagnare in un periodo così tanto critico come quello della radioterapia e della chemioterapia, in maniera estetica e benessere. Questo significa che una persona, quando sta affrontando e ha delle particolari problematiche proprio legate alle cure in un periodo delicato, si trova di fronte ad avere tante somatizzazioni che possono essere disidratazione della pelle, la perdita delle ciglia, la perdita delle sopracciglia, il non riconoscersi allo specchio. Beh. E noi amiamo dire che è un periodo temporaneo per cui sei sempre tu, come appunto il nostro progetto Guardati sei sempre tu, e in quel momento lì io ti posso accompagnare, affrontiamo insieme questa cosa, ti insegno che cosa poter fare e qual è il metodo migliore per, oltre alla parte estetica, anche la parte di benessere. Come, cosa ti è capitato negli anni? Tante cose. Mi è capitato di affrontare un periodo in cui una persona non riusciva neanche a uscire di casa, per esempio, ne faccio una di esempi. Sì, sì. Non riusciva a uscire di casa perché non si riconosceva più, era molto più gonfia, aveva i tratti del volto completamente cambiati, il colore, eccetera. E questo significa anche un impatto sul sociale non di poco conto. E per puro caso ci incontrammo, facemmo una lunga chiacchierata con anche momenti di commozione, è chiaro. E nel tempo è riuscita, oltre al fatto di riconquistare la sua parte estetica, la sua parte visiva dallo specchio, è riuscita anche a sentirsi gradevole e a poter finalmente riconquistare l'uscita fuori dalla porta. E questa è stata una gran conquista. Senti, quindi quanto è importante sentirsi utili? Tanto, io non potrei fare a meno di questa cosa, perché per me l'estetica non è solo la parte visiva così effimera e basta, che è tanto importante, però per me è tanto importante quanto la parte interiore, come sentirsi, il benessere, il vero benessere. Il vero benessere. Senti, sei social, l'estetica Eldorado ha la sua pagina social, siamo tutti social, dai. Sì, sono molto social in realtà. Allora raccontaci tutto, dai. Sì, ho due pagine di Instagram legate al lavoro, sì, e una personale. Sì. Ma io vengo a disturbare dappertutto. Bene, perfetto. E due pagine di Facebook, sempre del lavoro, e una pagina, insomma, un mio profilo personale, più ho Twitter, poi? LinkedIn. Ma è proprio, olè, quindi Eldorado, Marzia Rossi, dappertutto. Sì, estetica Eldorado, sì, sì. Venite qua a Pistoia anche per il benessere, io ti dico grazie mille per il tuo profondo impegno sociale e poi continuate a seguirci. Ciao. Arrivederci.